Caro Babbo Natale, andiamo subito al sodo e saltiamo la parte in cui ti dico che sono stata buona perché... Sono stata buona! Sono certa che realizzerai i miei desideri. Ti assicuro, sono solo due cosette. Vorrei che ogni sera i miei figli alle 9 in punto si teletrasportassero automaticamente nel letto già lavati, pigiamati e denti lavati e con il carico di sonno di Messner dopo aver scalato il K2. Con il corpo indebolito e la mente confusa, la tentazione di arrendersi può diventare la lotta finale. Poi vorrei che il mio metabolismo funzionasse al contrario e con l'avvicinarsi dei 40 puff, si azionasse e andasse così veloce che arriverei a consumare le 800 calorie del Krafen che mi mangio a colazione con il semplice movimento del polso mentre mi pulisco la bocca col tovagliolo. Ti farò dimagrire a calci nel culo. Vorrei che i miei figli smettessero di litigare come figuranti di forum. Vorrei fare un viaggio da sola. Va bene tutto. Ti vengo incontro, cioè proprio vengo da te in Lapponia. Basta che mi lasci in pace, non mi spacchi i maroni, non inizi a chiedermi di farti dei favori. Prova a chiedermi anche solamente un toast. E ti giuro, Babbo Natale, te lo preparo con un insaccato di renna. Wake me up, fire. Vorrei il superpotere di riuscire a stirare e smacchiare tutto quello che vedo solo con lo sguardo, senza muovere un dito. Cioè, tu dimmi il potere di volare in una casa che cazzo serve? Forse per togliere le ragnatele dai soffitti più alti? Certo, anche quello dell'invisibilità non è male. Babbo, si può fare un mix? Vorrei che la mia playlist natalizia prevedesse solo Dean Martin. Dai, lo sappiamo tutti e due che a Carolina e a Topotip dovrebbero dare il 41 bis. Poi vorrei dormire 8 ore, 7. Guarda, va bene anche 3, purché di fila. 3 ore 1, 3 ore 2, 3 ore 3. Aggiudicato un ciclo di sonno di un cavallo alla bella signora con la crinera rossa. Vorrei un mese intero senza veder comparire tra le ultime 10 telefonate il nome della mia pediatra. Senti, per me puoi sostituirlo con chi vuoi tu, eh? Cioè anche con il numero di Bradley Cooper. Per me va bene. Vorrei un distributore di pazienza. Mi piacerebbe una cosa comoda da tenere lì in cucina. Magari nella credenza. Come dici? Ah, nella credenza non c'è spazio perché è piena di bottiglie di vino? Che forte che sei, Babbo Natale. Fatti i cazzi tuoi perché so fare anche il brasato di renna. Wake me up, fire. Ah, senti, Babbo, io ho detto vorrei. Adesso capiamoci. Le tue renne sono nel mio garage e se le vuoi rivedere intere e crude, tu sai cosa devi fare. Ci vediamo il 25. Ciao mamme, se questa letterina vi è piaciuta e pensate che ci siano dei desideri condivisibili, condividete. Merry Christmas.